Ciao, ciao a tutti, guardate la neve, anzi l'avete vista la neve. C'è anche una bella canzoncina di Christmas, di Buon Natale. Questo vuole essere il mio augurio di Buon Natale a tutti gli amici del gruppo che seguono Porcini e Passione, che hanno visto tutti i video quest'anno con alcune grosse soddisfazioni, altre meno, però ci siamo sempre divertiti. Oggi voglio chiudere un po' la stagione, siamo a fine dicembre ormai quasi, con un'uscita breve, però voglio andare nel bosco proprio per farvi gli auguri, per fargli auguri a tutti, da un luogo che sicuramente a me è caro, quindi la natura, il bosco, niente, aspettando la prossima stagione. E come si dice sempre, avanti, avanti, e vai. Ho scelto un boschetto basso, giusto per, come dire, per vedere se c'è qualche fungo, magari qualche lardaiolo, i funghi che ci sono adesso, e per, come dire, godere di questa bella giornata. Oggi è veramente bella giornata, fa anche meno freddo dei giorni scorsi, aveva veramente le temperature rigide, oggi si sta proprio bene. Allora ho detto voglio andare proprio nel bosco a salutare tutti gli amici dal bosco, e come si dice, e vai avanti. Com'è bella la nostra Toscana, ragazzi. Eccoci qua. Vediamo se si riesce a trovare qualcosa. Non sarà così facile. Il bosco è un bosco di lecci, molto piccolo, però vediamo. Magari, chissà, qui qualcosa abbiamo visto. Oh, che cosa c'è? Un leccino. Oh, vabbè. Questo dovrebbe essere l'ultimo fungo dell'anno. Giusto per fare gli auguri a tutti gli amici fungiati. Con un leccino, e purtroppo questo è quello che si riesce a fare oggi. Vediamo, dai, avanti, senza mai fermarsi. Eccoci qua, finalmente qualche lardaiolo. Guardate bello, e qui adesso ce ne abbiamo. Oh, guardate. Questo si appoggia qui, abbiamo questo, vedete come sono, questi sono buonissimi, questo si lascia, guardate una piccettina di lardaioli, quello si lascia, e poi venite a vedere come ci sono belli qui di sopra, ovviamente nulla a che vedere con il porcino, però dai, a fine stagione anche un bel lardaiolo come questo fa la sua bella figura. Guardate qua, guardate i belli, wow, guardate quanti ce ne sono, tanti, guardate, e ancora. Guardate anche qui come sbuca dal terreno, e anche qui di sopra, eccoli qua, un'altra piccettina di lardaioli. Vabbè, voi direte, ti diverti con poco, forse sì, forse mi diverti anche un poco, però essere nel bosco quasi alla vigilia di Natale, perché manca veramente poco a Natale, fa sempre piacere,
è un'occasione per salutarvi tutti. Avanti! Wow, wow, wow. Wow, wow. Avanti, avanti. Ecco la fossa del cinghiale. E vedete come con le zanne fa uscire la resina e si impatacca tutto. Grande, mitico cinghiale. Poi magari viene in quest'altro pino e ci si gratta. Vedete come è grattato e sporco. Avanti, 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 avanti. Ecco qua, altri lardaioli. Eccoli, eccoli. Guarda. Fa sempre piacere, fa sempre piacere questa tipologia. E sono anche buoni da mangiare. Avanti, avanti, avanti. Eccoli qua i lardaioli. Eccoli qua i lardaioli. Uno. E un altro. E qui da qualche parte l'ho visto. Dov'è quell'altro? Eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo là. Un sughetto con i lardaioli lo si fa, ragazzi. Un sughettino. Avanti, avanti, avanti. Allora, intanto, guardate belli, sono veramente carnosi, sono carnosi, un fungo, guardate, e che dire, un sughetto, porca miseria, che dire, un sughetto con la salsiccia, e perché no, perché no, perché no? Avanti, avanti, avanti. Vedi, qualche fungo ancora si prova a nascere. Perché in questo momento qui a questa altitudine ancora non è freddo, quindi il micelio si prova a uscire. Avanti, avanti. Un altro, eccolo, 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 eccolo. Avanti, 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 ci sta contento anche di povero, ragazzi. E allora che vuoi fare? Questo è quello, passi il convento ora. E come si dice, sempre, 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 avanti. Allora, si conclude questa breve uscita. Avete visto un leccino? Una decina, forse anche 20 lardaioli e niente, come dire, l'occasione è gradita assolutamente tanto per fare a tutti gli amici, tutti gli auguri di buon Natale, un sereno Natale in famiglia e soprattutto scaldiamo i motori per un altro anno, un altro anno ci vogliamo divertire. E vai, vai, e come si dice sempre, avanti! Reggello, città dell'olio. Ragazzi, ricordatevi questo, Reggello, olio fantastico. Villa Medicea di Mandri. Una villa medicea, sì. Si vedono i tetti. Della vecchia villa Medicea di Mandri, che sono bellissimi sul tramonto. Guardate che spettacolo! Wow, 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 wow! Avanti!